Milano ha aperto questa nuova avventura e oggi comincia il gruppo del Sud, comincia da Lazio-Napoli. Bentornati sul mio canale, ma soprattutto ben ritrovati all'interno della YouTuber League. Secondo match, come vi dicevo poco fa, il primo dell'altro girone. Ovviamente anche oggi avrò una compagna d'avventura perché vi è piaciuta tantissimo durante Milan-Inter e quindi riaccolgo e risaluto Lasagna. Ciao! Ciao! Come stai? Molto bene, tu? Bene, hai accorciato i capelli? Sì. Stai molto bene, eh? Grazie. Questa cosa dobbiamo dirla, piacerà agli amici a casa. Oggi Lazio-Napoli. Oggi Lazio-Napoli, sì, si vede una partita bella tosta anche questa, come la scorsa. Non è un derby, però sarà anche questa molto interessante da vedere. L'altra volta tu non avevi preferenze. Nemmeno oggi, Fede, nessuna preferenza. Brava. Zero. Allora, il tuo compito oggi sarà più o meno quello della scorsa volta, chiaro. Quindi ascolterai le sensazioni, farai un po' di interviste, ma poi andiamo a cogliere anche un po' di sensazioni durante la partita, sì, no? Sì, penso che sarà la mia parte preferita. Proverai a fare un po' la stronza? Magari ci provo un po' di più della scorsa volta. Ok, 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 anche perché l'altra volta Samuel ci ha provato. Lo so che preferite lasagna, però prima io non posso che ringraziare nuovamente lo sponsor, il main sponsor della YouTuber League, che è Numero DS, un'app nuova, tutta italiana, tutta gratuita, pensata con voi e per voi. Ve lo ricordo sempre perché su quest'app trovate un sacco di contenuti esclusivi, in particolar modo in questo periodo ne stanno uscendo tanti realizzati da giornalisti come Stefano Borghi e Pierluigi Pardo, e quindi perle di conoscenza calcistica. Vi invito a scaricare l'app dal link in descrizione e dal codice QR che vi lascio qui sopra, ovviamente per godere i contenuti, ma non solo, perché è ancora attivo il contest che vi ho presentato durante Milan-Inter e quindi abbiamo messo in palio 3 biglietti per andare a vedere allo stadio una partita della vostra squadra del cuore. Come si fa a vincere? Dovete sbrigarvi a scaricare l'app e verrete sorteggiati, molto semplicemente. Siamo qua con Simone Crispo, che è stato il miglior giocatore della YouTuber Summer Cup 2021, capocannoniere del Napoli della YouTuber Summer Cup 2022, ma non ha mai giocato a 8, perché il Napoli ha sempre giocato solo a 5. Come si gioca a 8? Come a 5 solo siamo 3 persone in più. Sarà difficile perché è la prima volta che giochiamo tutti quanti insieme a 8, quindi diciamo che il primo tempo è fatto da 30 minuti, il primo quarto d'ora lo passeremo a capire come metterci in mezzo al campo, anche perché cambia tutto dal campetto a 5 al calcio 8. Hai ragione, ma chi è forte non ci pensa a queste cose. Io posso giocare da solo, con 5 o con 20 persone. Chi è forte è forte. Siamo qua con GA7, Gianni. Siamo qua con Gianni del Napoli, che però nel YouTuber Summer Cup ha fatto l'allenatore. Evidentemente ho allenato così bene che mi hanno voluto vedere anche in campo, uno stratega proprio a tutti gli effetti. Quindi questa adrenalina non ti porterà qualche svantaggio, magari ansia alla prestazione, cose così? No, fa molto caldo, cioè ripasso già le battute se perdiamo, siamo molto caldi, abbiamo lavorato tutti questa mattina, quindi no, è giusto, ti sprona, l'adrenalina e la tensione va trasformata in motivazione. Siamo qui con l'intervista al capitano del Napoli, Fius. Sappiamo che però il Napoli ha perso per il terzo o quarto posto della YouTuber Summer Cup. Qual è lo spirito con cui il Napoli gioca questa partita, nonostante sia fuori casa? Ha intenzione di avere una rivincita o siamo ancora un pochino sottotono come la scorsa volta? Sei bellissima. Loro sicuramente sono più organizzati di noi, anche perché non penso sia la prima a 8 della Lazio, quindi cerchiamo di fare meno figure di cacca possibili, però ci metteremo l'anima perché sappiamo che maglia indossiamo. Gigi, che sappiamo che ha portato la Lazio al terzo posto della YouTuber Summer Cup perché ha perso con l'Inter per la semifinale. Con quale spirito arriva oggi la tua squadra a questo match? Beh, sicuramente con uno spirito combattivo. Vogliamo sicuramente vincere. Ho sentito prima Fiuse che parlava del fatto che noi siamo abituati a giocare a 8, è vero. Quindi questo è sicuramente un buon vantaggio per noi, ma loro potrebbero anche essere una bella sorpresa a 8. Vinciamo, palese, sicuro, 100%. Qui lo scrivo e dopo a fine partita mi dici, cazzo, si spotece. No, non si può parlare. Cioè. A fine partita mi dici, si spotece, hai proprio ragione. Sei forte, bravo, bello e sicuro. Dopo la grande prestazione alla Summer Cup, Dario ha allenato alla Summer Cup e oggi torna a fare la differenza in campo, si spera. GA7, lo abbiamo scoperto alla Summer Cup, lui noto su TikTok e soprattutto a centrocampo, Matthew. Lo aspettiamo da 3 eventi, per un motivo o per un altro non c'è mai stato, ma oggi finalmente
è qui con noi Mister Sparta Praga. I social sono impazziti quando hanno scoperto della sua presenza. Fabio Di Mauro, garra, fame, voglia di rappresentare il Napoli. Mirko, un altro che si fa sentire di mezzo al campo. Ale Iannace, MVP della prima Summer Cup, bomber della seconda. Simone Crispo. E adesso tocca al capitano con la fascia di Diego al braccio. Fuse Gamer. Accogliamo i padroni di casa, accogliamo il padrone dei pali, Gianluca Mattalini, Giovanni Stramacci, è una novità, Lorenzo Roma, è una certezza in difesa, Nemos, Lollo Giampaolo. Al Napoli ha segnato di punta la Summer Cup, un gol pazzesco, Savage, bella Summer Cup, a 8 non segna da un po', gliel'ha ricordato Lasagna, Sespo, ha allenato la Summer Cup, ha deciso il super derby contro l'Inter, oggi torna in campo il bomber in maglia 7, Iaio, e adesso è il momento del capitano, l'uomo più rappresentativo di questa squadra, Gigi. Mi guarda e mi fa, ma che stanno a fa? Ma guarda che loro così si caricano. La Summer Cup casavano anche me mentre montavo i video. Pensa adesso. Di parte è cominciato anche il girone del sud. È cominciata Lazio-Napoli. Vi ricordo due tempi da 30 minuti. In caso di parità si andrà ai calci di rigore. Ovviamente però lì cambia qualcosa dal punto di vista di punti ottenuti, perché chi vince ai rigori porta a casa 2 punti, chi perde ai rigori 1 punto. Deve fare a sportellate anche col terreno non in ottime condizioni. Poi Crispo fino in fondo. Crispo ha toccato il pallone dentro e poi in qualche modo Mattalini torna. Campo Gigi e lo sfrutta. Cost to cost del capitano, alla sua maniera, Gigi, poi apre, bel pallone per Savage dentro, Iaio, ha parato Dario. Preferisce girare sul perimetro la Lazio, che riparte con Lorenzo Roma, dentro, occhio ancora Savage, sul sinistro, Savage l'assist, Iaio, stop, destro di Iaio. Uno a 0, l'ultimo gol della Lazio a 8 lo aveva segnato lui e segna anche il primo della YouTuber League biancoceleste. Matthew da Fabio Di Mauro, con Matthew in zona, servizio per lui, sterzata, doppia e poi tocco verticale su Fius, sponda, Crispo, bella trama del Napoli, si autolancia Crispo e fa 1-1, fa 1-1, fa sempre con lui Simone Crispo per il pareggio del Napoli. Uno, equilibrio massimo, primo cambio, va fuori Iaio, entra Lollo e allora io vado da Lasagna per sentire al volo Iaio. Com'è che esci già? Che gliela faccio più. È l'età, 35 e non sentirmi, sembra. Occhio a Napoli intanto, Iannace, Fius, l'ha presa Mattalini che ha detto di no, primo grande intervento di Mattalini sul capitano della Napoli e Lollo Giampaolo accende subito il motorino, mister, lo chiude, il Napoli riparte. Fius ancora su Fabio Di Mauro, che ha pensato al destro ma poi ha preferito andare da solo, trattenuto ma resiste. Chi a 7? Matthew la fa passare su Savage, prova a calciare, Mattalini non bene e poi benissimo, e poi benissimo sul secondo tentativo di Fius. Occhio che Nemos regala il pallone a Fius, Mattalini ancora una volta. Stiamo ragionando molto bene, probabilmente non meritiamo un pareggio, ma qualcosa in più. Speriamo di farle vantaggio prima del primo tempo. E quindi abbiamo sentito anche Mirko che si va a riposare. È uscito lui, prima era uscito Iaio. Intanto Crispo ha messo giù un pallone incredibile. Secondo palo e vantaggio Napoli con Ale Iannace che fa 2-1. E vengono qui?
Vabbè, io non commento l'esultanza. Non commento l'esultanza perché non ne ho proprio la competenza. La porta Nemos, velo di Sespo, Savage, controllo orientato. Va sul destro, non c'è spazio per lui, allora va dentro. Per Sespo! Che cosa ha preso Dario? Che cosa ha provato Sespo? Ci sta prendendo gusto Sespo. Savage. Vicino Sespo. Servito adesso, occhio che ha un bel destro. Prova a giro, palla che diventa buona per Giampaolo. Giampaolo! Giampaolo! 2-2! Sfrutta il contropiede della Lazio, Savage mastica il pallone, poi però bene in verticale per Sespo, colpetto, intervento falloso, calcio di punizione per la Lazio. Chiedono anche il giallo, chiedono anche il giallo. Savage chiede il giallo per mister che arriva. Sono in due perché c'è anche Savage. Fischia home, va Savage che tocca Lorenzo Roma! Lorenzo Roma! L'ha toccata piano sotto la traversa per il 3-2 e viene qui in camera ad esultare. Cristina, ti amo! Di Mauro, Matthew, occhio al suo destro, prova a piazzarlo, Mattalini la lascia lì e poi... E poi... Home dice no. Vuole sui piedi Di Mauro, servito, va via Di Mauro, Mattalini, un bolide, un altro di Di Mauro, che anche l'ultimo atto del primo tempo finisce 3-2 per la Lazio, una partita bellissima che è soltanto al 50%. Sentiamo le sensazioni da Lasagna con i protagonisti e poi torniamo in campo per la ripresa. Sì, siamo in svantaggio, però stiamo giocando bene, una buona partita, non abbiamo concretizzato. Questo è stato il nostro difetto e per due disattenzioni, tra le quali sono anche di mezzo io, purtroppo abbiamo subito questi tre gol, però sono molto fiducioso, secondo me la possiamo riprendere e anche ribaltare. Allora siamo qui con Lorenzo Roma, che però è della Lazio. Sì, confermo. Che ha segnato in questo primo tempo però. Ho segnato, stiamo giocando bene, secondo me loro in difesa ci stanno concedendo molte palle gol, Edoardo se sta muove bene, pure Simone, dobbiamo continuare così. Si riparte con il secondo tempo di Lazio-Napoli dal 3-2. Di Mauro cerca il cross, rimpallato, pallone che resta lì, Di Mauro insiste, Crispo! Crispo! Due volte Crispo, tre volte Napoli, 3-3, ancora parità, ancora equilibrio. Che partita stiamo vedendo! Simone Crispo, che attacca ancora! Mattalini! Mattalini in calcio d'angolo. Fuori Savage, sentiamolo al volo. Intanto prima di Savage seguiamo Sespo, perché la Lazio sta ripartendo. Sespo è appena rientrato ed è fresco. Dentro il pallone per Giampaolo, l'ha presa in qualche modo Dario. Arriva ancora Sespo, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Lazio. È appena rientrato Sespo e si è preso il penalty. Fa pari o dispari con Lorenzo Roma. L'ha fatto Lorenzo Roma. E con il destro e lo spiazza, 4-3, ha tolto il rigore a Gigi, personalità, ha fatto gol e Lazio che torna in vantaggio. Questo c'era, quello del Napoli no. È ripartito Savage velocissimo, Lazio in contropiede con Savage che cerca Iaio, defilato, cross, Sespo! Sespo! Un gol pazzesco! Pazzesco! E poi esulta come Kvaratskhelia contro il Verona all'esordio. In rovesciata, un gol incredibile. E soprattutto un gol che in questo momento indirizza la partita. Vuole reagire il Napoli con Crispo che risponde a Sespo e con Mattalini che risponde a Crispo. Matthew da Crispo che vuole farla passare su Stramacci e segna! Tripletta! 5-4! E il Napoli che rientra in partita, ma attenzione perché c'è Mattalini che ha preso un colpo. E Stramacci ha chiesto subito soccorsi. Ha preso una storta Mattalini. La Lazio adesso è senza portiere. Allora, non è una situazione nuova purtroppo, aggiungerei, perché si è già fatto male Menzo l'anno scorso in un Milan-Inter. Abbiamo trovato un sostituto, come ti chiami? Fabrizio, un ringraziamento e un applauso a Fabrizio intanto. Si riparte. Ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo a Gianluca Mattalini, che è stato super protagonista della Lazio in questa partita ma è uscito per infortunio. Dentro Fabrizio,
Vediamo come risponde, perché ci prova subito il Napoli con Di Mauro. Deviazione, Crispo! Crispo! 5 a 5! Il Napoli non muore mai e ha ripreso questa partita. Quanto è illegale! Quanto è illegale! Rischia su Fius. Lazio che sembra un po' addormentata adesso. Matthew, verticale, Crispo, aggancio. Poi destro, traversa! Traversa di Crispo. Da mister, vada da Lasagna, che ha voglia di sentire la sua voce. Portiere che evidentemente era lì ad aspettare solo che il portiere della Lazio si facesse male. Quindi sembrava già preparato, già riscaldato con i guanti. E eccolo però! Eccolo però! Il gol del Napoli! Non è un amuleto, mister! Non passa mi a 5 di Mauro! Che grande! Io il mio apporto alla mia squadra lo do dalla panchina, quindi. Non c'è bisogno che giochi! Non entrerò mai più in campo. A recuperare del tutto, poi Gigi sul cross, va a rinvio verso Sesco, no c'è Mirko, controllo, e destro! Matthew, prova Crispo, che apre, Nemos ci mette la testa, palla comunque buona per Di Mauro, fino in fondo, Di Mauro, tocca a Fabrizio, c'è Crispo! Sempre Crispo! La vince lui, praticamente da solo, 7 a 5 per il Napoli! A testa bassa adesso la Lazio, Lorenzo Roma, dentro con deviazione, Savage al volo, ha chiuso Di Mauro che sta ripartendo, Savage vuole contenerlo, e riparte Di Mauro, va da solo con Fius dalla parte opposta, servito Crispo, sono in 3 contro 1, Crispo dentro, Fius alto, era il gol del KO, era il gol del KO. Altro pallone su Crispo, altro aggancio sublime di Crispo, 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 Fabrizio! Occhio alla palla dentro a cercare Sespo, fino in fondo, Sespo! Ha segnato la Lazio che torna a meno uno, un minuto di recupero, attenzione al finale! E comunque è un gol fondamentale questo per la Lazio, che adesso è a meno uno in differenza reti e conta. Stramacci! Lorenzo Roma. Stramacci. Ultima preghiera finale della Lazio. Savage dentro il pallone. Iaio! 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 7 a 7! 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 Si andrà ai calci di rigore, Iaio ha pareggiato la Lazio e si andrà ai calci di rigore per la prima volta in questa YouTuber League, non per la prima in questi match su YouTube, l'ultima volta era il derby di Roma di marzo, la Lazio vinse ai rigori. Vediamo che succede oggi. Comincia il Napoli. Io vi ricordo che chi vince ai rigori porta a casa 2 punti anziché 3. Chi perde ai rigori porta a casa 1 punto anziché 0. Quindi vada come vada, la Lazio guadagna tanto per come si era messa la partita. Tutto pronto, il primo è Simone Crispo. Rete di Crispo che porta avanti il Napoli. Adesso andrà Giampaolo. Vai Dario! Napoli che supporta Dario, Lollo, Giampaolo, forte, in porta, pareggio. È il turno di Fabio Di Mauro e a consegnargli il pallone il suo portiere, Dario. Rete, aveva intuito Fabrizio, non è riuscito a dir di no, finora perfezione e adesso tocca a Capitan Gigi. Dario, sì, è dentro. Rete. Tocca a Matthew.
piano piano l'ha messa anche Matthew, eh? Piano piano con Fabrizio che l'aveva intuita quasi. È tuo! Scarso, è scarso! Col cucchiaio Sespo! Col cucchiaio Sespo! Fa solo gol magnifici oggi! Una rovesciata, un cucchiaio, Mirko gli dà il 5, anzi il 10, se non altro per il coraggio. Fabrizio! Fabrizio! Savage! L'ultimo gliel'aveva preso Antoine a marzo. Questo l'ha messa dentro. E adesso Fius non può sbagliare. Se Fius sbaglia, il Napoli perde. È il rigore più pesante. Guarda che mi hai fatto la stessa cosa a marzo. Tu e Om a me. Mi ricordo, eh? Ha sbagliato Fius, ha vinto la Lazio al termine di una partita incredibile. La Lazio rimonta nel finale, vince ai rigori come a marzo contro la Roma. Pazzesco, pazzesco. Lazio che vince, due punti in classifica, il Napoli a uno. E adesso ascoltiamo i protagonisti dopo questo match infinito. Vittoria per la Lazio, partita sudata fino all'ultimo tiro. Fino alla fine, una bellissima partita, non abbiamo mai mollato, come è giusto che sia, grande Lazio. E sono veramente felice, però alla fine sul rigore è arrivato anche il gol e sono contento per questo. Abbiamo a bordo campo anche Sespo con tutta la sua modestia, che durante la partita però devo dire che ha confermato quello detto all'inizio. Che sono bello, simpatico e forte. Esatto, devo dire che sei soprattutto simpatico. Dal 2018 che non segnavo, hai detto. Personalità, personalità. Ti eri per caso arrabbiato per questa cosa? No, mi sono solo motivato. Oh, che è successo? Sei arrivato... Mi hanno convocato. Eccomi, eccomi, siamo in due. Ah, ok, apposta. Siamo in due, siamo in due. Allora, io posso dire, perché sono il protagonista delle pizzicate che ti ha dato lei nel prepartita. Però io sono... T'abbiamo portato bene. Io direi che, insomma, questa vittoria è anche la sua. Direi, perché... cavolo, è stato calpestato 100.000 volte. Vabbè, fa così. 100.000 no, una, però, fortunatamente. Comunque, complimenti a Edo. Prima che mi ricordo di una cosa. Iscrivetevi al canale e lasciate like. Giusto. Prego. Politico. Scusa, è vero, scaricate, è vero. Numero io, 10. Io a Sespo dico, meno male che si è sfogato oggi, no. E non si sfoga al derby, magari, me lo auguro. Scaricate numero 10, il sponsor, un'app tutta italiana, da italiani, per italiani, solo italiani, viva l'Italia. E ci ritroviamo io e te anche alla fine di, esatto, di questo secondo appuntamento. Che è stata una partita veramente, veramente entusiasmante, fino all'ultimo momento. Non diamo l'aggettivo, lo danno loro nei commenti. Hai che ragione. Partita è stata, ragazzi, pazzesca. Io ho dato la mia opinione. Esatto, grazie ancora a Lasagna. Saluto anche te, ti ringrazio, Federico Marconi, per regalarci sempre queste emozioni. Bene, porta bene darci la mano, e certo. Quindi alla prossima. Ciao. Ciao.